Ciao a tutte ragazze, ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video che come da titolo sarà un mi preparo con voi, una sorta di get ready with me per una cerimonia, o meglio qualche giorno fa sono stata al matrimonio di alcuni amici, mi sono ovviamente truccata da sola, vi ho postato alcune foto su Instagram, video eccetera e mi avete chiesto di ricreare questo trucco perché avete anche voi diversi matrimoni quest'anno, quindi siete invitati o volete cercate degli spunti, vi piaceva questo make up luminoso. Quindi iniziamo subito. Allora, ho messo come prima cosa Angel Aura di Nabla, questo primer siero illuminante di Nabla che vi ho recensito su Instagram. Se non mi seguite su Instagram mi trovate come marta_cerreto. Praticamente questo è un siero illuminante che però ha un effetto molto delicato e molto naturale perché rende la base luminosa e non gessosa. A me non piace molto la base ipercoprente, non mi piace più la base ipercoprente, è super matte, mi regala anni che non voglio, cioè te le puoi tenere in poche parole, quindi amo un prodotto del genere. E io non ho la pelle secca, anzi ho la pelle mista che tende ad occidarsi soprattutto nella zona T, a diventare particolarmente grassa nella zona T. Questo lo metto anche sugli occhiali senza problemi e mi piace come primer viso perché poi quando vado ad applicare un fondotinta leggero lascia trasparire questo effetto pelle sana. Fatemi sapere se voi amate comunque la base super coprente o vi piace una base più delicata e dall'effetto naturale. Personalmente da quando sono un po' più grande, non che sia vecchia, ma da quando sono un po' più grande mi piace molto di più la base delicata e naturale, anche se si vedono delle imperfezioni. Allora, per quanto riguarda il viso, sono andata ad utilizzare questo fondotinta qui di Nive Cosmetics. Questo è il Cream to Serum Foundation, quindi anche in questo caso un fondotinta iper naturale. Poi a me piace andare a correggere le imperfezioni e le discromie con un correttore coprente, ma non utilizzare un prodotto coprente su tutto il viso, anche per un trucco da cerimonia. Allora, questo fondotinta qua vado a shakerarlo e vado a utilizzare un pennello di questo tipo. Potete utilizzare sia una spugnetta che le dita, sì, potete utilizzare anche le dita per questo cream to serum fondotinta, anzi sono particolarmente indicate per questa formulazione. E sono andata a stenderlo dal centro del viso, la maggiore concentrazione del prodotto ce l'ho proprio sul naso e intorno al naso perché questa è la zona in cui di solito, poi dipende dai visi, ci sono più imperfezioni, più discromie, più rossori eccetera eccetera. Allora io vado, vedete, quando mi allontano dal centro del viso vado a sfumarlo per bene, lo porto anche sulle orecchie. Questo è un fondotinta dall'effetto proprio seconda pelle, va a correggere leggermente ma non vi copre per dire le macchie post brufolo su cui le dovete andare ad agire con un correttore, però regala un effetto luminoso e naturale, quello che io voglio anche per un trucco cerimonia. Vedete, sulla fronte vado giusto con quello che rimane sul pennello, così, anche verso il collo. Questo come vedete è mezzo tono più scuro, perché di solito io vado poi ad applicare anche un po' di trucco per il corpo, perché non sono per niente abbronzata e mi piace avere un effetto un po' più abbronzato, quindi di solito applico il prodotto di Fenty Beauty, si chiama Body Lava ed è un autoabbronzante però fondotinta per il corpo che si risciacqua, non è permanente, quindi questa cosa andrà, si livellerà, ecco, il fatto che questo fondotinta è mezzo tono più scuro volutamente perché dopo utilizzerò un po' di body makeup. Per quanto riguarda gli occhiali ho utilizzato due correttori di Nabla che sono il Light Ivory e il Light Peach, vado questi Regeneration, prima con il Light Peach, questo va benissimo per correggere le mie occhiaie, vado qua nella zona più scura. In realtà vado anche sulle macchiette post brufolo e vado con la spugnetta, questa è sempre di Nabla, potete utilizzare qualsiasi ovviamente spugnetta, e vado a picchiettare il mio correttore. La spugnetta è bagnata e strizzata. Poi vado con il Light Ivory e a questo punto con questa tonalità vado in questa zona qui a illuminare e con questo Light Ivory vado anche al centro della fronte, qui e qui, a creare i miei punti luce. Oggi sto facendo la base prima, anche se è una cosa che faccio di rado,
Perché io di solito trucco prima gli occhi, ma ogni volta che faccio vedere quello che faccio realmente mi viene detto: ah, ma la base viso si deve fare prima. La base viso va fatta quando vi sentite di farla. Se sapete che userete degli ombretti polverosi che cadono su tutto il viso e vi sporcate tutto il viso e poi dovete struccarvi e ritruccarvi, a meno che non abbiate abbastanza bravura, no, non siete abbastanza bravi da non sporcarvi il viso, non è detto che la base dobbiate farla prima, anche perché si tratta di self makeup e quindi se la volete fare prima o se la volete fare dopo è una vostra scelta. Vado a fissare la base con questa cipria che sto adorando, che è la Wonder Me di Pupa. Allora, questa è la tonalità 009, è una cipria super sottile, davvero potete metterne quanto ne volete e non si vede, rende il viso super levigato e mi piace sia per schiarire ulteriormente la zona del contorno occhi. Come avete visto, ho messo anche il correttore sulla palpebra, una cosa che non faccio sempre, però dato che a me non piace utilizzare il primer, almeno su di me in generale lo uso veramente poco, perché a volte non trovo l'utilità del primer, lo so, è una cosa, oh, il primer per anni è sembrato la rivoluzione, a volte sono spesso cose di marketing, diciamoci la verità, comunque a volte mi piace utilizzarlo per schiarire la palpebra e prepararla al make up. Comunque questa cipria potete applicarne quanta ne volete e non ha mai un effetto polveroso. Mi raccomando di stendere la cipria andando verso il basso, perché così non alzerete la pelura del viso, non la solleverete, perché io non depilo il viso tranne che il baffetto. E quindi se vado così alzo la peluria del mio viso, mentre io tendo a mettere la cipria andando verso il basso e pressandola sul viso. Quindi più che fare così, vado a fare dei movimenti in cui presso il prodotto nella pelle, perché facendo così è come se andassi anche a fare un effetto riempitivo. Vedete quanta ne metto? Perché in realtà non si vede questa cipria, è bellissima. È una tonalità leggermente banana, molto illuminante anche sulla palpebra. Per quanto riguarda gli occhi, sono andata a utilizzare questa palette della mia amatissima Charlotte Tilbury. Questa è la Pillow Talk Dreams, i vostri sogni. Peccato che costino molto, vabbè. Pillow Talk Dreams, questa è la Luxury Palette. Le palette di Charlotte Tilbury, tu le guardi e dici: cosa avrebbe di bello? Tutto. Io sono una grande fan, sapete che adesso li ricevo i prodotti Charlotte Tilbury e sono incredibilmente grata, ma per anni li ho acquistati, li ho utilizzati anche per il mio matrimonio, li adoro. Tutti i miei trucchi partono con un pennello grande, questo da sfumatura ampio, un po' di Hoola di Benefit, ne ho finite 20 nella mia carriera, se così vogliamo chiamarla, youtubiana, e vado ad applicare questo colore qua nella piega, quindi vado a sfumarlo così nella piega, perché poi applico anche questo bronzer per scolpire il viso, quindi ho quell'effetto di continuità che a me piace molto, perché mi piace che ovviamente il trucco abbia un filo conduttore. Allora vado ad applicare questo colore qui, che è il primo della palettina, e vedete che è incredibilmente luminoso. Lo applico con le dita, vi faccio vedere, è incredibilmente luminoso, è bellissimo, già da solo fa il trucco, quindi possiamo solo applicare questo. Vado anche leggermente nella piega e l'altro colore, cioè la Hoola nella piega, e il trucco è fatto, veramente stupendo. Questo secondo me è stupendo sia con un occhio nocciola castano, quindi scuro come il mio, perché i miei non sono di certo occhi chiari, hanno, sono nocciola con un leggero riflesso verde, ma non è che uno mi vede dice: oh, che hai occhi chiari, no. E sia con occhi verde, chiaro, azzurri, secondo me è una palette che sta bene anche a chi ha gli occhi chiari, chi ha gli occhi scuri, a chi ha gli occhi chiari. Vado a prendere un pennello angolato e questo marrone scuro, qui, questo, e lo vado ad applicare come eyeliner sfumato, ma, c'è un ma, dopo lo sfumo. Praticamente io lo applico così, è un bellissimo cioccolato, però non con tantissimo rosso, e questo mi fa piacere perché a me non piacciono i toni troppo rossastri. Dopo aver tracciato l'eyeliner, può essere anche non preciso, vado a prendere di nuovo questo pennello ampio, questo è il Large Eye Blender di Mulac, e vado a prendere questo colore qui, quindi sempre quello luminoso della palette, e vado ad applicarlo all'esterno dell'occhio qui, per intensificare l'angolo esterno. Questo è molto chiaro e si armonizza bene al tuo colore che abbiamo utilizzato.
su tutta la palpebra. Poi prendo un pennello così, questo è di Zoeva, il 227 se non erro, avrà 10 anni, e vado a prendere questo cioccolato qui che abbiamo utilizzato per l'eyeliner e vado a portarlo qui sull'eyeliner e verso l'esterno per sfumarlo un po', e poi salgo su nella piega. Così, quindi vado sull'eyeliner, che ci serve solo come guida, e poi vado su nella piega. Perciò mi serve un pennello più preciso come questo di Zoeva. Ne fa uno anche MAC, uguale a questo, ma per me i pennelli di Zoeva sono imbattibili, perché calcolate che li ho da anni, da anni. Quindi vi ripeto, sull'eyeliner, su per la piega. A questo punto vado a sfumare i margini con un pennello ampio, questo è Sigma E40, fatto così. Prendo questo colore qua che è particolarmente arancio, sempre dalla palette, e vado, prima di tutto lo scarico sulla mano così non ho troppo pigmento, e vado qua su, quindi proprio vado a sfumare il margine superiore. È molto arancio, quindi potete anche ometterlo se non vi piace il trucco particolarmente caldo. E poi prendo un pennello pulito, questo è di Makeup Delight, e vado a sfumare qui. Potete utilizzare anche una cipria o un color burro per sfumare. L'eyeliner c'è, ma alla fine non si vede più di tanto perché siamo andati a sfumarlo. Nell'angolo interno vado a prendere questo bellissimo kit, che è il Glow Kit Sugar di Anastasia Beverly Hills. Potete utilizzare qualsiasi glow kit o kit illuminanti, illuminante singolo, quello che avete a casa. Non è necessario utilizzare gli stessi miei prodotti, bastano anche prodotti simili. Vado a prendere Butterscotch con un pennello abbastanza piccolo. Uso questo che è di Kiko, il numero 08. Anche questo, se volete applicarlo al centro del naso, qui vedete. Dalla palette Charlotte Tilbury vado a prendere questo colore qui e con un pennello vado a portare il colore sotto le ciglia inferiori fino più o meno a metà. Non faccio un tratto troppo spesso e vado verso l'esterno, quindi mi ricongiungo a quel famoso eyeliner che poi abbiamo sfumato. Stessa cosa faccio dall'altro lato e vado sempre verso l'esterno. Quindi alla fine l'eyeliner sfumato non c'è, ma c'è quel che resta di lui. Un pennello pulito e vado a sfumare anche sotto le ciglia inferiori. È molto importante avere un pennello pulito a disposizione, bello ampio, di qualsiasi tipo, perché in questo modo, anche se sbagliate, dovete sfumare un po' i margini del trucco, volete alleggerire un po' l'ombretto che avete messo nella piega o sotto le ciglia inferiori, avete modo di farlo, perché possiamo sì già stenderlo sfumandolo, ma non è che è molto facile farlo. Allora, per quanto riguarda le ciglia, che sono la mia parte preferita da valorizzare, vado a utilizzare questo, il Lash Paradise Primer, che è un primer per le ciglia bianco, un po' old style. Lo so che ultimamente quasi nessuno vi parla di primer, ma avevo questo prodotto, ho voluto provarlo e ho fatto anche un video su Instagram, ve lo linko giù nel box informazioni. E praticamente questo potenzia l'effetto di qualsiasi mascara applichiate. È veramente un ottimo prodotto. Io lo applico come sempre con l'occhio chiuso, perché sapete che adoro applicare il mascara con l'occhio chiuso, perché mi consente prima di tutto di mettere mascara sulle ciglia superiori ed inferiori e di valorizzarle al massimo, perché le incurva anche un po'. Ovviamente dovete farlo spesso per imparare, tra virgolette, questa tecnica ben poco professionale. Allora, io faccio diverse passate di questo primer, vedete che valorizza già le ciglia e va a spessirle, e poi vado col mascara che uso di solito. Io ne uso di solito più di uno, vi dico la verità. Vado con questo mascara di It Cosmetics, che ha lo scuolino fatto così, si chiama Hello Lashes Plus. Stessa cosa, non aspetto fra l'applicazione del primer e l'applicazione del mascara, perché le ciglia si indurirebbero e l'effetto non sarebbe bello. Quindi vado direttamente con il mascara. Potete applicarlo anche senza occhio chiuso, quindi normalmente come lo applicano tutti, tipo così. E poi vado con il mascara My Happy Toy di Diego Dalla Palma.
Anche questo mi piace, abbinato ad altri mascara, da solo non mi fa impazzire, abbinato ad altri mascara sì, e lo metto nell'angolo esterno, quindi per allungare esternamente le ciglia. Questo diverso truccato, ma lo so, io mi faccio vedere sempre struccata sui social, non ho nessun problema, però mi piace il potere del trucco, che ti vedi completamente diversa, ed è bello perché riesci ad avere quel risultato e poi la sera ti strucchi e sei di nuovo te stessa. Ok, poi vado a prendere questo prodotto qui che sto amando, che è il Cabrow di Benefit con un pennello angolato, questo è di Anastasia, il 7B, e vado leggermente ad allungare la codina delle mie sopracciglia, perché nonostante io abbia peli molto lunghi e indesiderati ovunque, baffetti, peli qui, ovunque, non so perché la mia codina è sempre un po' vuota, quindi mi crescono tanto da diventare quasi un monociglio, però la codina mia è sempre abbastanza vuota. Per quanto riguarda il viso, prendo la Hoola, la mia amata, con questo pennello angolato di Makeup Delight, e vado a scolpire. Scolpiamo questo zigomo, che non ho, cioè ce l'ho, però non sono di certo zigomi evidenti i miei. Va bene, così. Vado qua. Come blush vado ad utilizzare Peony di KVD. Ne applico due in realtà, adesso vi faccio vedere. Metto prima questo, che è un bellissimo rosato. Poi ho preso il blush di Nabla, questo è Happitude, con un pennello di questo tipo. Questo è l'NC3 di Wycon, era una limited edition, non so se ne fanno altri, così. E vado a metterlo qui. Io le chiamo le mie meline, sono le mie meline. Adoro questo blush, solo che è molto pigmentato e poi può risultare un po' eccessivo, almeno per i miei gusti, e quindi lo metto sulle mie meline. A questo punto di nuovo Glow Kit Sugar, riprendo Butterscotch e vado qui. Ho fame, lo sentite? Perché ho iniziato a filmare presto, ma adesso non è più presto, è abbastanza tardi, infatti nel frattempo ho anche cucinato, ho le verdure sul fuoco, quindi se sentite puzza di bruciato, non è vero, devo dire la verità, io dico sempre così, ma fino ad ora non ho mai bruciato niente, mi stava capitando qualche volta, ma poi io ho recuperato, perché non lascio quasi mai le cose, però che non stia bollendo qualcosa, quindi sta bollendo, metto tanta acqua, quindi posso aspettare, cioè può aspettare senza bruciarsi, ecco. Per quanto riguarda il naso, allora vado a prendere un po' di Hoola, un pennellino un po' più piccolo, e vado con la matita labbra 06 di We Makeup. Vado ad applicarlo. Sulle labbra. Come vedete l'ho portata anche un po' all'interno delle labbra, perché così mi fa da base per il rossetto, e come rossetto uso Very Victoria, lo adoro, è bellissimo, cremoso. È più scuro di Pillow Talk, ha un pochino più di grigio però. Quindi lo applico sempre con una matita più scura e rosata. Vado a spruzzare un po' di All Nighter, il fissante di Urban Decay. Quello che fa il fissante vi rende il trucco meno polveroso e le fa aderire meglio alla pelle. Quindi per questo la durata è maggiore, non è che lacca e allora fissa il trucco. Ok, il prodotto che uso per abbronzare il corpo fintamente è questo di Fenty Beauty. Non è obbligatorio utilizzarlo, però a me piace. Questo si chiama Body Lava nella colorazione 02. Utilizzo anche la colorazione 01. Ne vado a mettere un po', vedete che è proprio fondotinta per il corpo, e lo applico sulle parti che ho esposte. E
questa è la bellezza del trucco, che rimuovete e siete esattamente come prima. Macchia le mani sì, però una volta che le lavate si toglie tutto e il corpo poi resta asciutto, quindi non è un prodotto che resta appiccicoso, quindi potete utilizzarlo anche per una cerimonia, a meno che non siate vestite di bianco o rosa chiarissimo. Il vestito che ho messo ieri, che adesso vi metterò, è rosa ma ha le paillette, quindi non è un vestito delicato, particolarmente chiaro, tipo azzurro chiarissimo. Vedete che dovete stenderlo subito questo prodotto perché vi abbronza come se fosse un autoabbronzante, però è make up per il corpo. Io lo metto qua per farvi vedere che è un bellissimo effetto glow, anche perché non ha preso neanche un po' di sole. Beh, ok, io non ho preso neanche un po' di sole, dovrei metterlo anche tutto sulle braccia, però dato che lo sto mettendo solo per il video e devo cenare, farò finta, ma non lo metterò ovunque. Adesso vado a mettermi il vestito e vi faccio vedere il look finale. È come anche col vestito che ho indossato ieri, è molto bello questo vestito, l'ho indossato ieri, vi ripeto, vi metterò una clip così lo vedete a figura intera. Quindi ragazzi, questo era il look finale, spero che vi sia piaciuto, se vi è piaciuto lasciatemi un pollice in su, condividete questo video con amici a cui potrebbe piacere, iscrivetevi al canale se non lo siete già, vi mando un bacio e al prossimo video, ciao!